Appassionati di canottaggio, bentornati al TG Rowing. Questi i nostri titoli. Luca Pancalli è stato rieletto presidente del Comitato Paralimpico Italiano, battuta la concorrenza di Vignali. Grande partecipazione a Pediluco per il secondo meeting nazionale, appuntamento valutativo in prospettiva dei mondiali Junior e Under 23. Niente passo olimpico per le tre imbarcazioni impegnate nella gara di qualificazione di Lucerna, restano 9 gli equipaggi azzurri impegnati nella rassegna a 5 cerchi. Buone risposte dalla spedizione azzurra alla seconda prova di Coppa del Mondo a Lucerna, 6 medaglie, quarto posto complessivo nel medagliere per i ragazzi della DT Cattaneo. E infine vedremo il meglio del canottaggio olimpico e paralimpico mondiale in Italia nella prova di qualificazione paralimpica a Gavirate e nella terza prova di Coppa del Mondo a Sabaudia. Questi gli argomenti principali, quindi tante le notizie da trattare. Cominciamo però con la rielezione di Luca Pancalli a presidente del Comitato Paralimpico Italiano, in carica dal 2005. Pancalli ha battuto la concorrenza del paratleta Vignali. Il presidente uscente Luca Pancalli è stato rieletto alla presidenza del Comitato Italiano Paralimpico, 50 voti a favore su 53 a 20 diritto per Pancalli, che ha così battuto la concorrenza di Fabrizio Vignali, un voto, mentre due sono state le schede bianche. Per Pancalli si tratta del secondo mandato da quando il CIP è diventato ente pubblico. La rielezione di Pancalli è avvenuta il 25 maggio scorso durante il Consiglio Nazionale del CIP, del quale fa parte anche il presidente Giuseppe Abbagnale, riunitosi a Roma presso il Salone d'Onore del CONI. Si chiude un quadriennio difficile, ha sottolineato Pancalli prima della votazione, caratterizzato dalla pandemia e dalla sfida per nulla facile di essere diventati ente pubblico. Pancalli ha continuato il suo intervento chiosando: devo dire però che se quelli che ci siamo lasciati alle spalle sono stati 4 anni difficili, i prossimi non saranno da meno, considerato che avremo davanti un quadriennio con 3 eventi paralimpici, qualcosa mai accaduto prima. Abbiamo di fronte importanti sfide come quella di Milano Cortina 2026, ma soprattutto quella che ci vedrà in prima linea nel mettere sempre al centro l'interesse degli atleti. Vogliamo investire sulla nostra credibilità cercando di non allontanarci mai dalla coerenza tra la nostra azione e la nostra mission, che è quella di guardare allo sport non solo come momento agonistico, ma anche come strumento di inclusione e integrazione. Stiamo crescendo ed è una crescita reale. E il 29 maggio si è tenuto il Consiglio federale, con spazio anche per la consulta nazionale. Andiamo a vedere quali sono stati gli argomenti principali trattati. Si sono svolti a Roma il Consiglio federale in presenza e la consulta nazionale in call conference. Durante i lavori sono state approvate numerose delibere che caratterizzeranno l'attività della Federazione Italiana Canottaggio nei prossimi mesi. Sono state assegnate, sentito il parere della consulta, l'organizzazione degli eventi in calendario nel 2022, mentre saranno riaperti i termini per le candidature organizzative dei campionati italiani senior, pesi leggeri, junior e pararowing dell'11 e 12 giugno 2022 e del campionato italiano under 23 e ragazzi del 25 e 26 giugno 2022. È stato inoltre deciso che la federazione parteciperà dal 17 al 25 luglio alla 10ª edizione del DJX Master, evento multimediale che si svolgerà a Senigallia tra musica e sport. Il canottaggio sarà presente con il Coastal Rowing e l'H Class, con l'obiettivo di catturare l'attenzione del mondo giovanile e non solo. Sport, musica e tanto divertimento, tutto sulla spiaggia di Senigallia, con l'emittente nazionale Radio DJ a far da cassa di risonanza. I dettagli di queste notizie e di altre news, come sempre, su canottaggio.org. E ci tuffiamo di nuovo negli eventi, nelle regate. L'Italia cercherà di strappare gli ultimi pass anche per la Paralimpiade, nella gara di qualificazione che si terrà a Gavirate dal 4 al 6 giugno. Saranno 3 le imbarcazioni azzurre in gara. Singolo PR1 maschile, singolo PR1 femminile e doppio PR2 misto. Queste le 3 carte che l'Italremo Paralimpico si giocherà a Gavirate tra il 4 e il 6 giugno, ultima chance di staccare i pass per la Paralimpiadi di Tokyo,
dove l'Italia ha già qualificato dai mondiali di Linz di 2 anni fa, il 4 con PR3 misto di Muti, Bernard, Brancato, Scazzosi e Fuin al timone. Sull'aereo per Tokyo tenteranno di salire nel singolo maschile Massimo Spolon, portacolori della canottieri Cavirate, che ha debuttato con ottime sensazioni ai europei di Varese nemmeno 2 mesi fa, e in quello femminile Laura Morato, atleta della canottieri Armida, che dopo una carriera vincente nella pallacanestro in carrozzina che l'ha portata a conquistare tra il 2016 e il 2019 due scudetti, 3 Coppa Italia e 4 Supercoppe Italiane, oltre che a vestire la maglia della nazionale, cerca l'acuto a 5 cerchi. In lizza per il pass paralimpico anche il doppio composto da Gianfilippo Mirabile della Murcarolo assieme a Chiara Nardo della Canottieri Padova, anch'essi messisi in luce sul bacino remero della Schiranna nel corso degli ultimi campionati europei. Adesso ci fermiamo per una breve pausa, a tra poco con il TG Rowing. Spaghettoni o mezze maniche? Spaghettoni. Com'è? Uno spettacolo. Finalmente una cena io e te, soli. Insomma, soli. Garofalo, pasta di Gragnano IGP. Un vero spettacolo. Metti sull'acqua. I wish I could touch the sky, reach the clouds and make. Se tutti insieme continuiamo a scegliere prodotti come quelli a marchio Coop, che provengono da allevamenti che riducono l'utilizzo di antibiotici e da metodi di coltivazione che limitano sempre più l'uso di pesticidi, riusciremo pezzo dopo pezzo a costruire un mondo in cui la salute è al centro di tutto. Coop. Una buona spesa può cambiare il mondo. È il momento di parlare di sport. Calcio, potassio, magnesio. Chi fa sport sa che Acqua Oliveto reintegra questi preziosi minerali. E permette un recupero più veloce. Così eviti la disidratazione, migliori la performance sportiva. E salvaguardi la tua salute e quelle delle tue ossa. Per questo scelgo Oliveto. 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 Perché Oliveto è Oliveto. L'acqua di chi vive lo sport. Oliveto, l'acqua per lo sport italiano. Apriamo adesso lo spazio della cronaca remiera nazionale. Si è tenuto il 15 e il 16 maggio scorso a Pediluco il secondo meeting nazionale Coop, prova importante in prospettiva dei campionati italiani di Gavirate, ma anche valutativa per i prossimi mondiali junior e under 23. Oltre 1.100 atleti e 107 società si sono date battaglia nel weekend del 15 e 16 maggio a Pediluco per il meeting nazionale Coop, il secondo di questo 2021. Importante non solo in quanto banco di prova in vista degli imminenti campionati italiani di Gavirate, ma anche perché valutativo in determinate specialità per la partecipazione ai prossimi mondiali junior under 23. È il caso tra gli junior di singolo e 200 maschili, dove hanno vinto rispettivamente Ravenna e Posillipo, e femminili, dove registriamo le vittorie di Moltrasio e del misto Cavallini-Calcinaia Arno Pisa. Nelle finali Under 23, particolare attenzione alla specialità del 200 pesi leggeri. Tra i maschi si confermano al top della specialità nella categoria i campioni europei in carica della Moto Guzzi, Fasoli e Mantegazza, mentre al femminile il successo con vista di data è per le triestine del Saturnia. Salve, allora si è conclusa anche questa prima giornata del secondo meeting a Piediluco. È stata una giornata veramente memorabile, sempre organizzata al meglio, gare di ottimo livello che hanno appassionato sia il pubblico sia credo gli addetti ai lavori. Quindi un grazie particolare alla federazione e a tutti gli organizzatori che scelgono sempre Piediluco come meeting per dare questa bellissima vetrina di sport di canottaggio.
Queste attività sono importantissime soprattutto anche per il territorio, per il svolto che hanno di carattere dal punto di vista proprio economico, per la presenza degli atleti, degli accompagnatori, quindi è una promozione turistica enorme per il territorio e anche un grande volano economico, quindi grazie ancora a tutta l'organizzazione della federazione. Colgo poi a ringraziare in modo particolare tutta l'organizzazione del Circolo Canottieri Piedilupo che in qualche modo riesce sempre ad essere all'altezza della situazione e un grazie a tutti i volontari che ormai sono di altissimo livello, tant'è vero che sono stati selezionati per la gara di Sabaudia, la gara mondiale di Sabaudia, quindi un riconoscimento dell'impegno che mettono diciamo, nell'organizzare e nel gestire al meglio la gara. È stata una giornata bellissima, il tempo ci ha anche aiutato il tempo per fortuna, speriamo che domani sia altrettanto bello e importante come oggi. Noi ci siamo nonostante le difficoltà del Covid, nonostante le difficoltà economiche che ormai colle hanno perché diventa sempre più difficile dal punto di vista economico e gestionale, aggravato anche purtroppo dalla pandemia. Però siamo riusciti a fare un anno, una stagione di gare molto intense e concluso tutto in maniera splendida. Ecco, mi auguro che, di poter tornare più presto alla normalità e continuare a vedere queste bellissime manifestazioni di gare di canottaggio sul lago di Piedilupo. E sulla base delle prescrizioni dell'ASL e della prefettura locale a causa del persistere del cluster di Covid-19 a Sabaudia è stato ufficialmente definito lo slittamento del meeting di società previsto sul lago di Paola il 22 e 23 maggio. La prova si terrà il prossimo 25 e 26 settembre. Per la regata nazionale di Sabaudia si tratta del secondo rinvio a causa dell'emergenza epidemiologica. Ricordiamo che la gara appunto si doveva svolgere originariamente i primi di maggio. Una gara invece che si è svolta è stata la prima prova dell'Adriatic Cup sulle sponde marchigiane dell'Adriatico a Fano. Vediamo com'è andata. 19 club da 9 regioni per un totale di 135 atleti in gara tra junior, senior e master hanno animato a Fano la prima tappa dell'Adriatic Cup, l'evento che apre la stagione del Coastal Rowing in Italia. Una giornata di sport a tutto tondo che la spiaggia del Lido di Fano ha regalato anche ai numerosi curiosi che per la prima volta hanno visto in città una gara di Rowing Beach Sprint, assistendo con entusiasmo alle 40 partenze di giornata. Il mare, piatto e non caratterizzato dalle onde tipiche del Coastal, ha comunque garantito lo spettacolo atteso, coadiuvato dall'impegno del DJ dell'Adriatic Cup, impegnato a scandire i momenti della gara intervallando musica di atmosfera a ritmi più incalzanti, così da intrattenere i numerosi partecipanti di questa bella giornata di sport. Decisivo in ogni gara è stato il giro di boa a 180 gradi sulla terza boa di virata, che portava allo sprint finale lungo i 250 metri del percorso. Mattatore di giornata, il Rowing Club genovese con 3 successi, mentre ottiene 2 vittorie, una insieme al club nautico fanese, la Canottieri Montefeltro. Una vittoria a testa per Canottieri Pesaro, Vigili del Fuoco Maggi di Ancona e Canottieri Cnusa di Cagliari. Il prossimo appuntamento con l'Adriatic Cup è fissato per il 20 giugno a San Benedetto del Tronto, ospite della locale Lega Navale, per la prima prova del circuito sulla lunga distanza. Adesso è il momento di aprire lo spazio della cronaca remiera internazionale. C'era un importante appuntamento per 3 equipaggi azzurri alla ricerca del pass olimpico nella gara di qualificazione di Lucerna. Vediamo come se la sono cavata. Niente da fare per le 3 barche azzurre a caccia a Lucerna del pass per i Giochi Olimpici di Tokyo. Sul bacino remiero del Roth Sea, il 4 senza femminile ed il doppio e l'8 maschili hanno battagliato nel tentativo di salire compatti sull'aereo per il Giappone, senza purtroppo riuscirvi. È stato il 4 senza femminile di Rocek Tontodonati, Patelli e Ondoli la barca azzurra più vicina a raggiungere il sogno olimpico. Le 4 ragazze hanno combattuto per oltre 1500 metri in zona pass, salvo poi doversi inchinare al rush finale della Cina che vola a Tokyo assieme all'Irlanda, dominatrice della specialità. Terzo posto anche per l'ammiraglia che cede il passo a Nuova Zelanda e Romania, mentre il giovane doppio maschile di Carucci e Chiumento in gara contro altri 17 equipaggi coglie la finale fermandosi però al 6° posto, mentre all'Olimpiade vanno Russia e Repubblica Ceca.
E sempre sul bacino della Rozzi a Lucerna si è tenuta la seconda prova di Coppa del Mondo. Sono arrivate ottime indicazioni per la squadra azzurra, soprattutto in vista di Tokyo. Sei medaglie che valgono il quarto posto nel medagliere alle spalle di Gran Bretagna, Cina e Olanda e il primo per totale di medaglie assieme alla Romania. È il bottino degli azzurri a Lucerna sulle acque del mitico Rozze, conseguito sabato 22 e domenica 23 maggio nella seconda tappa di Coppa del Mondo. Nelle specialità olimpiche giungono la medaglia d'argento del 4 di coppie e del 2 senza maschili. Vicino e Lodo chiudono le spalle della Serbia e davanti alla Romania, mentre Gentili, Rambaldi, Paniz e Venier rinnovano la rivalità con l'Olanda, che si riprende la rivincita dell'Europeo di Varese precedendo gli azzurri con la Gran Bretagna terza. Sorprendente, ma non troppo, il bronzo nel quadruplo femminile di Gobbi, Lisi, Montesano e Iseppi, terze dietro la Cina, medaglia d'oro e ad un soffio dalla Germania, seconda classificata, dopo che già venerdì nel test race avevano dimostrato, anche lì con il terzo posto, di poter dare filo da torcere alle avversarie. Giù dal podio il doppio PL maschile di Oppo e Ruta, 39 centesimi dalla Norvegia d'argento e a 12 dalla Germania bronzo, e il 4 senza maschile, mentre nel doppio senior femminile Guerre e Buttignon chiudono quinte, lucide i riflettori sull'Italia nelle specialità non olimpiche. Nel singolo leggero maschile azzurri dominatori del podio, con Torre che vince il derby con Goretti per loro, mentre nella stessa specialità al femminile è bronzo per Federica Cesarini. E facciamo dunque il bilancio di questi importantissimi appuntamenti internazionali con il DT azzurro Francesco Cattaneo. Siamo appena rientrati dall'appuntamento della seconda Coppa del Mondo di Lucerna, lo scorso fine settimana. Abbiamo raggiunto dei risultati adeguati alla preparazione, a come ci siamo arrivati sul Rozzi, e sono contento del risultato raggiunto, perché ho potuto vedere una squadra agguerrita come oramai siamo abituati, e abbiamo fatto delle sperimentazioni, come avete potuto vedere, in alcuni equipaggi con cambi di formazioni. Abbiamo avuto qualche infortunio, ma oramai ci dobbiamo adeguare anche a queste nuove situazioni. E adesso, da mercoledì scorso, è partito il nuovo raduno per la Coppa del Mondo di Sabaudia, la terza e ultima Coppa del Mondo prima dell'appuntamento olimpico. A questa nuova Coppa del Mondo ci arriveremo sempre in una fase di preparazione, quindi cercheremo di agguantare i migliori risultati possibili, ma non saranno i migliori assoluti. Perché? Perché è giusto che sia così, che faremo altre sperimentazioni in altri equipaggi per presentarci a Tokyo nella miglior composizione degli equipaggi possibili. Troverete anche in moltissime gare doppi equipaggi, perché voglio approfittare di questo appuntamento in Italia, a Sabaudia, per far fare un'esperienza di altissimo profilo alle nuove generazioni, ai ragazzi più giovani, perché devono toccare con mano qual è il livello che una squadra olimpica, una squadra senior raggiunge durante il periodo di preparazione. Quindi troveremo degli equipaggi, vi prego di non valutarli, perché sono equipaggi molto giovani, sono equipaggi di esperienza, faranno anche loro delle ottime gare, ma diamo tempo, come dico sempre, diamo tempo ai nostri giovani di crescere, di maturarsi e poi trovarceli pronti per Parigi 2024. Diamo uno sguardo adesso ai prossimi appuntamenti in programma. I campi di regata di Gavirate e Sabaudia saranno il teatro di due importanti eventi internazionali. I campi di regata italiani saranno assoluti protagonisti nei prossimi weekend, in Italia come in territorio internazionale. Proprio questo fine settimana, sia Gavirate che Sabaudia saranno il centro remiero del mondo. Sulle acque del Lago Lombardo si terranno infatti contemporaneamente l'ultima regata di qualificazione paralimpica e la gara internazionale para-rowing. Sul Lago Paola, invece, è in programma la terza tappa di Coppa del Mondo, ultima del circuito targato World Rowing e, soprattutto, ultima fermata per tutto il canottaggio internazionale prima degli attesissimi Giochi Olimpici di Tokyo, al via l'ultima settimana di luglio.
Dopo questa imminente scorpacciata di eventi internazionali, l'attenzione si sposterà nuovamente sulle competizioni casalinghe e, sempre a Capirate, che dal 10 al 13 giugno ospiterà i campionati italiani COP per le categorie senior, junior, pesi leggeri, para rowing, under 23, esordienti e ragazzi. E chiudiamo questa edizione della TG Rowing con il ritratto di una delle icone del canottaggio azzurro, il grande Giuseppe Moioli. Siamo in uno dei luoghi simbolo del canottaggio italiano, una fabbrica di campioni, la Canottieri Moto Guzzi, con un grande mito, Giuseppe Moioli, che dopo aver conquistato l'oro olimpico ha costruito e trasmesso la passione a tantissimi canottieri nel corso della sua vita, da Piero Poli ai fratelli Mornati e le nuove leve, Andrea Panizza o Simone Fasoli. Ma ci racconta proprio lui com'è stata la sua vita, i suoi segreti, i suoi aneddoti e soprattutto i suoi progetti anche per il futuro. Vedere le barche, vedere, io vedo il giovane, come adesso abbiamo due senza donne, a me mi piace perché vedo che posso andare avanti, mi piace che di senza lei, perché sono abbastanza a posto, c'è ancora un po' di uomini che non lo posso, però mi piace perché vedo che hanno qualità, e io capisco quelle cose lì. Come il doppio ieri, il doppio non c'è niente da fare, non ingrana, il numero due, l'uno può darsi che va, il numero pian piano, il due è troppo desperato. L'Andrea e lo ripieni, ma è il punto di domanda lì. Sarà lavoro serio, però loro vanno bene, mi sembra. Ma c'è uno con un po' di mal di schiena. E lì loro devono imparare a prendere la testa e mantenere quello che fanno a casa, di fare una gara buona, importante. L'importante bisogna fare quello che si fa a casa, non cercare qualche cosa di nuovo. Perché i punti buoni, il passo buono è il finale che bisogna saper fare. Vedi il finale? Il finale è forte e chi lo obbliga ad imparare a casa. È importante avere quello che arriva, deve capire il finale, perché se è tenuto bene il finale, pensare bene a finire con l'aiuto delle gambe, la barca va più bene. Ed ecco i quattro senza. Questi si sa già che vinceranno. Sono gli olimpionici della Guzzi. Rinnovano la meravigliosa gara del 48 a Londra. Arrivano primi per un secondo e un quinto sui danesi. Moioli sorride nella terza aiuola d'alloro.
Ah, i fratelli Rosati era gente buona, il Carlo migliore del Niccolò, però è peccato che il Carlo non è riuscito per tanto così, ha perso le Olimpiadi, ma se li meritava. Di arrivare, andare in barca, capire che va bene la barca a lavorare in quel sistema. Allora la barca scorre sempre. Bene, questo era il nostro ultimo servizio. L'appuntamento è con la prossima edizione della TG Rowing. Grazie per essere stati con noi.